La caratteristica è che in autostrada si trovano i trattori. Questo video è per farvi vedere un attimino l'autostrada, questo pezzo di autostrada, quindi nuovo, percorribile a 110 km all'ora come limite, collega Valona a Fier. Allora, questo pezzo di autostrada che sta finendo, adesso prenderemo il nuovo raccordo di Fier, mi dicono che è stato costruito dagli italiani. Quindi se c'è qualche albanese che commenta, che mi dà ragione oppure mi dice la reale storia, è ben apprezzata, perché quello che mi hanno detto è che questo pezzo Fier Vlora lo avevano costruito gli italiani. Ovviamente l'avranno riasfaltata, ci mancherebbe altro. Quindi ribadiamo il concetto che l'autostrada qua in Albania è gratuita. Eccoci. Questo qua è il nuovo raccordo. A destra una volta e anche adesso si entra a Fier, dalla zona sud di Fier si attraversava tutta la città e si usciva dall'altro lato a nord. Con questo raccordo, che è stato inaugurato l'anno scorso a luglio, se non erro, e si risparmiano un'ora tutta, in estate anche 2 ore. Allora, il primo pezzo che abbiamo lasciato, Fier Vlora, aveva un limite di 110 e anche questo nuovo tratto di 25 km ha il limite di 110 km all'ora. È nuovissima, quindi scorrevolissima. Ah, un'altra cosa. Qui con i limiti di velocità non si scherza, perché in vari punti dell'autostrada ci sono fermi, posti di blocco della polizia, e usano il laser. Quindi fino a 900 metri ti prendono la velocità e se superi di 10 km all'ora il limite, ti viene presa la patente da 1 a 3 mesi. La multa non mi ricordo, mi sembra che sia 100 o 200 euro, ma il fatto è che non si scherza, perché loro si tengono la patente per 3 mesi. Allora, diciamo che le autostrade di collegamento, quindi Valona-Tirana, Tirana-Scutari, Tirana-Durazzo, bypass Valona, Argiro-Castro per arrivare fino a Saranda, sono tutte così, di facile percorrenza. Abbiamo anche, allora, non ci sono mezzi su rotaia. Quindi fondamentalmente il trasporto è affidato a macchine private, a taxi e a piccoli furgoncini da 14 o 18 posti. Con questi qua ci si sposta a prezzi, per farvi capire, Tirana-Valona il costo è di 12 euro, 1500 lek.